Complimenti a te per il gol e per la prestazione. E direi che l'ingresso tuo e degli altri ragazzi della panchina sono stati determinanti. Come vedi il tuo prossimo futuro? Ma sinceramente oggi mi godo questa bellissima vittoria e finalmente di aver trovato il primo gol con questa maglia, da tanto che lo aspettavo e lo desideravo. Oggi mi è dato un'altra grande dimostrazione di essere una squadra forte, e come si è dimostrato sia chi gioca che chi dopo entra può stare benissimo in questa squadra. Ciao, buonasera, complimenti. Quello che ha detto anche il mister, sembra una squadra che, anche se subisce dei colpi, sembra come se non li avvertisse, torna a fare il suo gioco e devo dire che diverte anche. È così, vi divertite in questo momento? Sì, ci divertiamo e grazie al lavoro del mister e del suo staff stiamo imparando tanto. Ogni giorno coltiviamo il lavoro e finalmente stanno iniziando ad arrivare dei risultati e secondo me lo meritiamo, perché veramente siamo forti, però dobbiamo sapere che non abbiamo ancora fatto nulla, la strada è lunga, però la direzione è quella giusta e dobbiamo continuare così sul pezzo a lavorare ogni giorno. Per le prossime partite, si avvicina la fine del girone d'andata, secondo te si può già tracciare un bilancio o, come aveva detto il mister anche nella conferenza pre-partita, la vostra strada è sempre in salita, cioè vedete sempre una crescita ancora maggiore? Sì, secondo me noi, come dicevo prima, in allenamento mi accorgo, ma penso un po' come tutti noi ci stiamo accorgendo che stiamo crescendo, la qualità e l'intensità sta salendo sempre di più. E come ho detto prima, dobbiamo continuare, dobbiamo affrontare partita per partita e poi alla fine si vedrà, si tireranno le somme. Ciao. Sembrava un'annata un po' stregata per te, no? Cioè, fatto più fatica forse del dovuto a inserirsi. È un gol che ti può sbloccare, e quali sono state le difficoltà? Tante prestazioni, tanti scatti, ma magari poca concretezza. Sì, diciamo che questa annata è partita un po' in difficoltà, perché praticamente ho saltato quasi tutto il ritiro quando ero a Pordenone da un infortunio alla caviglia, quindi secondo me quello è una parte importante di dove puoi mettere benzina e tutto, quindi già la prima difficoltà è stata quella. Però devo ringraziare la società, il mister e i compagni che mi hanno integrato subito al meglio. E come dicevo prima, ho avuto un po' di difficoltà, ma finalmente è arrivato questo gol tanto desiderato e voluto, e adesso spero di non fermarmi e continuare così. Grazie.